L'utilizzo della chiesa della Madonna della Pace in via Bassiano sarà appannaggio della diocesi ortodossa romena. E quanto ha stabilito nei giorni scorsi la giunta comunale, che ha votato positivamente un atto di indirizzo, affinché i responsabili della diocesi dei Santi Arcangeli Michele e Gabriele possa esercitare lì il proprio culto. Questa volta l'amministrazione ha deciso di fare il proprio, evitando il confronto nel merito attraverso le commissioni e il consiglio e prendendo in seno alla giunta questa decisione, facendo leva sul fatto che sulla struttura, nonostante i tanti soldi già spesi, occorre ancora effettuare alcuni lavori per renderla totalmente utilizzabile e che la diocesi ortodossa romena aveva già espresso la propria disponibilità a completare, a proprio carico, i lavori di ristrutturazione e manutenzione che saranno ritenuti necessari dal settore tecnico comunale, al fine di poterlo utilizzare come sede della comunità religiosa. Rientra tra gli obiettivi di questa amministrazione, si legge nella deliberazione originale di giunta, favorire l'integrazione sociale e culturale tra le varie etnie ed incentivare, in un'ottica di pluralismo religioso, il confronto tra le varie confessioni religiose, in quanto considerato fattore d'incontro e di arricchimento. Le più recenti situazioni di carattere politico e amministrativo che si sono venute a creare nella nostra città impongono una presa di posizione ed una serie di chiarimenti che ho deciso di affidare a questa nota. Afferma l'ex vice sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli. Chi mi conosce, sa quanto a cuore io tenga le sorti del nostro territorio e come per anni mi sia battuta affinché la crescita non venisse mai interrotta. Sia vero, ho creduto che Claudio Damiano fosse la persona giusta per guidare la città, ed ho iniziato questo viaggio con tanta passione, ho cercato di fare proposte in un periodo caratterizzato da scarso coordinamento, una giunta scollegata dal resto della maggioranza, un sindaco poco presente. Non potevo continuare a vedere una Sermoneta ferma, immobile. Ho avuto il coraggio di dimettermi dall'incarico di vice sindaco, con la speranza che il mio gesto avrebbe smosso le acque e provocato un'inversione di tendenza nella posizione in cui ci troviamo in questo momento. Possiamo garantirvi una cosa, conclude, continueremo a lottare per il bene di Sermoneta e se qualcuno degli attuali componenti cercherà di ostacolarci, non ci spaventeremo, perché conosciamo bene questi metodi di fare politica. È partito dalla sua roccagorga il viaggio di Carla Amici, sindaco del comune sui Lepini, per ottenere un posto nel prossimo Consiglio regionale del Lazio. Un lungo viaggio, che vedrà Carla Amici impegnata in incontri su tutti i 33 comuni della provincia pontina, per convincere gli elettori della bontà delle sue proposte e della necessità per la regione di continuare a dare fiducia a Nicola Zingaretti, governatore uscente e alla ricerca di consensi per il suo secondo mandato. Insieme alla candidata, anche importanti presenze che hanno voluto testimoniare la loro fiducia nel progetto. A fornire il proprio contributo, poi, il sindaco di Maenza Claudio Sperduti, che ha sottolineato come Roccagorga sotto la guida del sindaco Amici sia diventata un punto di riferimento non solo sui Lepini. Dello stesso avviso Anna Maria Bilancia, primo cittadino di Priverno. A chiudere la serata proprio Carla, che ha spiegato quali siano le motivazioni che l'hanno portata a cercare questa nuova avventura politica ed ha spiegato per quali motivi gli elettori del Lazio debbano confermare la loro fiducia nei confronti di Zingaretti. Sanità, integrazione, scuola, cultura e, soprattutto, diritti dei cittadini. Lo scorso 20 gennaio, ignoti hanno imbrattato con vernice spray, la lapide in pietra del monumento alla memoria dei caduti di tutte le guerre situato al centro del parco pubblico, Falcone e Borsellino. L'episodio, purtroppo, non è isolato, anche il monumento di Piazza Dante è stato imbrattato con scritte realizzate con vernice spray. Duro il commento del sindaco Coletta, tali atti vandalici offendono tutti i cittadini di Latina non solo per la violazione perpetrata ai danni della memoria di quei caduti che hanno combattuto per la patria, ma anche per aver offeso e danneggiato la comunità intera.
Il danno morale inflitto alla città è incommentabile. La reiterazione degli accaduti e i luoghi colpiti fanno pensare ad un'azione organizzata tesa a minare l'equilibrio della comunità. L'amministrazione sta interessando tutti gli organi competenti per individuare i responsabili. Come è noto, alcune aree della città sono monitorate da un sistema di telecamere di sicurezza collegate con la centrale operativa della Polizia Municipale. Sarà cura degli uffici preposti fornire alle forze di polizia tutti i materiali utili ad una eventuale indagine. Le strutture di riabilitazione di Formia e Gaeta protestano, disabili lasciati a casa da ASL Regione Lazio. Non potranno più frequentare le strutture di assistenza a partire dal prossimo 1 febbraio. E quanto sostengono, con una nota diffusa a mezzo stampa, le strutture di riabilitazione Sacro Cuore di Formia e la Valle di Gaeta. Con una nota dello scorso giugno 2017 il commissario straordinario della ASL di Latina, ha inteso non provvedere più alle spese per il trasporto degli utenti disabili da e per i centri di riabilitazione, invitando i comuni di residenza degli stessi a prendersi carico del servizio. Nonostante le numerose lettere di diffide, nessuno ha dato informazioni utili ai centri, lasciando le famiglie senza certezze per il futuro. Trascorsi ormai 6 mesi nel silenzio più assoluto, le strutture si trovano costrette ad interrompere il servizio di trasporto, lasciando a casa 60 persone disabili che non potranno più frequentare i centri, se non accompagnati in autonomia. Famiglie ed operatori hanno deciso di scendere in piazza per protestare contro un silenzio che manifesta tutta la lontananza delle istituzioni regionali nei confronti dei problemi dei più deboli. Il prossimo 1 febbraio a Latina, nei pressi della sede dell'ASO, circa 200 persone manifesteranno pacificamente il loro dissenso nei confronti delle istituzioni regionali. Sabato 27 gennaio, alle ore 18, all'Art Café, Laura Mele presenterà per la prima volta a Cori la sua mostra personale, Disegni, aperta al pubblico fino al 28 febbraio. Durante l'inaugurazione sarà possibile sperimentare la bravura della disegnatrice chiedendole di realizzare il proprio ritratto. Laura Mele, 14enne di Artena, frequenta il liceo artistico, non poteva che essere il luogo ideale per coltivare la sua passione, sviluppare una conoscenza ampia sull'arte, affinare le tecniche di disegno e pittura. Il suo genere preferito è il ritratto. Mentre realizza l'opera cerca sempre di studiare tutte le espressioni dei soggetti, passando dalla tenerezza al dolore e alla sensualità. Una manualità che diventa sempre più meticolosa, fino a trasfigurare i ritratti umani con sembianze animali. Con Disegni continua il ciclo di esposizioni in programma nell'ambito della più ampia rassegna Le Vie dell'Arte, già patrocinata dal Comune di Cori e dalla Pro Loco Cori, aperta da Caterina San Martino con i suoi ritratti e proseguita con l'arte della moda di Clarice Mele. Dopo Laura Mele, altri 3 si avvicenderanno per un mese ciascuno, Mario Angello, fotografo, Michela Magni, fumettista, e Maurice Modena. È iniziata la seconda edizione del torneo interscolastico Trofeo Benacquista. La prima partita è stata organizzata dal presidente nerazzurro, Lucio Benacquista ed è andata in scena sabato 20 gennaio, sul parquet della palestra dell'Istituto Scolastico Marconi. Ha visto protagonisti i ragazzi padroni di casa e gli avversari del liceo scientifico Grassi. La gara è stata vinta dagli studenti del liceo scientifico G.B. Grass, che hanno avuto la meglio sulla formazione del Marconi con il risultato finale di 55-35. Durante il primo periodo di gioco, Mattia Di Manno e Giorgia Mormorio hanno trascinato il Grassi mandando in archivio il quarto sul 14-6. La seconda frazione vede il team del Marconi riuscire a recuperare totalmente il divario e a passare in vantaggio con il canestro di Paoni. Gli ospiti si scuotono e dopo aver ritrovato la via del canestro, rimettono la testa avanti e vanno al riposo lungo sul 26-18. Gli ultimi 10 minuti di gioco scorrono con il Grassi che gestisce e incrementa il proprio vantaggio e conquista il successo con il risultato finale di 55-35.
La Taiwan Ex Excellence si impone in 3 set sulla Tonno Callipo Vibo Valencia. È stato il muro il fondamentale che ha spinto la Tina. Bene anche il servizio con 4 ass di Marotti per un totale di 7 contro i 4 dei calabresi. Si inizia in equilibrio con un ass di Pate e c'è un muro di Rossi. Costa, con 2 muri ribalta il parziale 18 a 19, ma le goffa muro e Marotti riportano avanti la Taiwan che chiude 25 a 23. Inizia bene il secondo set, la Tina che con le battute di Savani si porta a 4 a 1, poi 3 muri consecutivi, 2 di Rossi e Marotti e la chiusura sul 25 a 17. Il terzo set inizia con 3 muri di Le Goff e 2 di Savani per il 3 a 0, la Taiwan allunga 19 a 13, un ace di Leccate e un muro di Costa per il 23 a 19, ma Rossi chiude 25 a 20. In casa della capolista, al campo Bridgestone, i rossoblù mettono in campo l'orgoglio e alla fine portano via un punto prezioso che, con un po' di fortuna, avrebbero permesso addirittura il bottino pieno. La prima azione degna, Rogato perde palla al limite, Grillo gliela ruba e mette dentro un cross sul quale Loreti, stacca bene ma non trova la porta. Sezze, al primo affondo riesce addirittura a passare in vantaggio, al tredicesimo, Antonucci se ne va sulla fascia, mette un cross perfetto sul secondo palo e trova Drogheo che si coordina alla perfezione e batte Papan. I padroni di casa continuano a spingere e al trentatresimo viene annullata per fuorigioco una rete a capolei. Nella ripresa Sezze, prova a contenere il dinamismo dei padroni di casa, che però trovano il pareggio con capolei, che si fa pescare tutto solo da spogliatoio e batte agevolmente Micheli. Arriva anche il rosso a Micinilli per doppia ammonizione. Ma la Vissezze stringe i denti e alla fine riesce a portare a casa un punto buono soprattutto per il morale.